Sono in mezzo. Buon Jobs. Mi sono ricordato Vai. di più. Quindi no, si sta tanti. C'è la necessità del mantenimento, mantenimento affidato a chi, no? Quindi si è sviluppata un'attività zootecnica. Ecco. Quindi sono emersa, no? Quest'idea di sviluppare appunto filiere che valorizzino il territorio, che valorizzino le produzioni locali. Partiamo da quella zootecnica che significa già, no? La presenza del gregge, ma perché non andare verso un'evoluzione, verso i bovini da carne e poi la fase successiva, l'attività di produzione di latte, la trasformazione, proprio un po' in questa progressione. Sempre una logica di lungo periodo, un'altra filiera legata alla zootecnia, un'altra produzione legata alla filiera zootecnica, alla produzione di fieno, c'è poi tutto il tema della castagna, ma partendo proprio dal frutto della castagna, che può essere venduto tal quale, oppure come sfarinato, visto che alcune attività poi di ristorazione utilizzano prodotti che ci dicevano che l'altra volta veniva acquistato il secolo, il farinato. Poi c'è la filiera bosco che può essere valorizzata, come appunto ad aumentare le aree omogenee per produrre legno di qualità, per poter fare selezione. C'è il tema della filiera vegetale, che insomma un recupero, seppure una ripetizione del passato, quindi c'è qua la tradizione piccola che conoscete ovviamente molto meglio di me. Ecco, se vogliamo sviluppare una, due, tutte, quantomeno ce le abbiamo come fare, ce le abbiamo, no? Però è necessario avviare anche delle attività, quindi un'attività produttiva questa, ma contemporaneamente questa attività commerciale, di promozione dei prodotti e dei servizi. Questi sono dei fari, insomma. Se abbiamo questi come fari, se sono emersi questi, quindi non sono indicazioni, cioè sono indicazioni che noi abbiamo raccolto, se ci sono questi fari a cui che ci illuminano, ecco, quali azioni possiamo già, ed è qui l'utilità di avere un'indicazione di questo tipo, quali azioni possiamo già ipotizzare di realizzare in questo triennio 24-26. Quindi abbiamo fatto questo tipo di ragionamento, non andiamo a indicare subito quali azioni fare nell'ambito del recupero, mantenimento di prati, castagneti e boschi, ma diamoci degli orientamenti strategici che ci orientino anche nel definire le attività realizzabili. Per quanto riguarda questo aspetto in particolare, ho coinvolto anche il dottor agronomo Andrea Vigna Duzzo, che ha avuto la sua esperienza da un po' in questo, e abbiamo cominciato insieme, anche a un gruppo ristretto con alcuni di voi, a ipotizzare quali azioni mettere in campo. Quindi questa parte qui è file Excel che piacciono a Fabio. Abbiamo spostato anche il sindaco. Allora, no, sì, per ingrandire, però qua non riesco a ingrandire questo, no? No, perché presentazione, perché volevo che preferivo. Leggere l'elenco. Sì, no, ingrandirlo, perché non si legge in modo. Provo ancora più. No, no, non fa qua, perché è modalità presentazione. Com'è che torno indietro? Com'è che esco dalla. Meglio lasciare così, almeno. Meglio lasciare così, dopo si chiude. Esattamente questo, benissimo. Andiamo su. Ecco, le lasciamo così per il momento. Queste sono alcune delle lezioni che si è ipotizzato. Lasciare la parola alla dottoressa per illustrare questa attività. Ecco, qui veramente.
ragioniamo, confronto anche senza aspettare la fine, perché la parte è ancora meno sviluppata rispetto alle altre. Quindi capire, vorremmo alla fine di questo incontro aver consolidato il cosa fare, no? Dopodiché ci ragioniamo, ma il cosa fare nel prossimo triennio nell'ambito del recupero e mantenimento dei prati, castagneti e i boschi. Buonasera, io sono Andrea D'Impulso. Allora, questo è un po', se volete, un elenco di operatività che abbiamo predisposto, visto, abbiamo visto così questo gruppo ristretto di lavoro, dove abbiamo cercato di creare dei temi che possono essere sviluppati in un periodo che massimo è del triennio, cioè proprio una proiezione molto breve nel tempo. Quindi, passiamo da una proiezione decennale, che è quasi una visione strategica, a una visione più operativa, no? Quindi più calata sul piano. L'abbiamo divisa, è divisa per argomenti, anche per comodità, e poi all'interno di ogni argomento, di ogni titolo, esistono degli sviluppi che ovviamente noi adesso presentiamo in modo macroscopico, poi in realtà hanno diverse sfaccettature. Il primo è relativo alla questione della gestione forestale. Cosa prevede? Prevede che ci siano dei contratti specifici con delle imprese, con delle ditte che si occupano di gestione forestale e quindi fanno la gestione del bosco. Si tratta del recupero del legname, della mobilitazione di quello che è il bosco. È un'attività che, sindaco, correggimi se sbaglio, già avete avviato, già esiste. Semplicemente si tratta di Soprattutto in funzione del recupero a fini di ripristino a prato pascolo. Esatto. È una procedura che va mantenuta nel tempo. Gestione del bosco, a questo fine vuol dire produzione di legno, cioè vuol dire fare un taglio, produrre del legname e quindi liberare il terreno. Una delle cose che ho imparato venendo qua è che tutto quello che si vede qua attorno, non molti anni fa, era prato, non era bosco, quindi è anche una forma di recupero del territorio rispetto a quelle che erano le sue origini. E questo è un passaggio, se volete, già consolidato. Altro passaggio, la realizzazione delle recinzioni, opere, approvvigionamento, acquedotto, pulizia, pulizia di fine stagione, passaggio bello, distruttore, pulizie varie, attività varie. In realtà questo rientra in modo anche molto coordinato con le altre attività che sono quelle più legate alla questione degli allevamenti, della gestione del territorio passando attraverso l'allevamento. Cosa vuol dire? C'è un progetto nel triennio che è quello del raddoppio delle superfici che vengono destinate a pascolo, quindi vuol dire che almeno il doppio del pascolo fra 3 anni dobbiamo trovarlo in esercizio e parliamo che fra 3 anni deve essere un pascolo utilizzabile, quindi un pascolo stabilizzato. Questo prevede che ci sia sopra al pascolo un'attività zootecnica, lo dicevamo prima, nell'arco di 10 anni, dove si parla di processo di nobilitazione anche della zootecnia. Nel raddoppio della superficie a pascolo si prevede anche il raddoppio dell'attuale carico zootecnico. Oggi noi abbiamo 150 pecore che sono in pascolo e si prevede di arrivare a un raddoppio entro i 3 anni. Questo vuol dire portare avanti i due progetti, prato e carico zootecnico, in parallelo, quindi non può essere altrimenti. Perché? Perché una volta che abbiamo stabilizzato, abbiamo realizzato la parte del prato, quindi con tutto ciò che ci compete, recinzione, portare all'approvvigionamento idrico, tutto quello che è il servizio per il prato, bisogna che il prato venga mantenuto. L'animale diventa una sostanza, il modo per il mantenimento del prato, quindi diventa lo strumento di mantenimento del prato. C'era un passaggio che è un passaggio, se volete, strategico, che era quello dell'acquisto bestiame, stipuli di contratti di socida e si inizia a parlare di bovini da carne, cioè questo passaggio da ovino a bovino. È un passaggio non facile perché? Beh, intanto perché cambia completamente quella che è la capacità di tenuta del prato, no? La capacità di carico zootecnico. Quindi dove ci sta 150 pecore, 150 vacche sarebbe un disastro la distruzione del prato. Quindi bisogna cambiare un po' la proiezione di quello che è la capacità di tenuta del prato. Però è un procedimento di nobilizzazione, se volete, di nobilitazione
dell'allevamento, perché si passa da un allevamento più povero a un allevamento più ricco. Si parla di remunerazione dell'allevamento, cioè bisogna creare quello che si diceva prima, una forma di economia che deve essere pronta sì nei 10 anni, ma già nel triennio, nei 3 anni, devo vedere i risultati. Una delle passaggi, insomma, fondamentale è quello di fare un raddoppio degli ulivi, nel contempo iniziare a introdurre il bovino, sempre nel rispetto, ripeto quello che ho detto prima, dei carichi di capacità di tenuta dei carichi. Quindi bisogna che le due cose vanno avanti di pari passo. Su questo c'è, dopo questo c'è la parte relativa alla questione della castagna. Io ho imparato che voi avete 7 varietà di castagne, se non sbaglio, su questo territorio. Una mi pare sia interessante, la più interessante, non ricordo il nome. È un processo di valorizzazione di quello che è il prodotto castagno. Allora, per quanto riguarda il prodotto castagna, è una sorta di azione multipla, cioè il prodotto castagna, nel senso castagna che va presa, raccolta, venduta o lavorata e venduta, e poi c'è il progetto che è quello della escursioni guidate, la raccolta fatta con la gente viene, si raccoglie le castagne, paga una cifra simbolica, paga qualcosa. Però la castagna diventa anche uno strumento, cioè non è solo un prodotto destinato alla vendita, ma diventa uno strumento di coinvolgimento che attira in questo luogo delle persone. Il progetto ha nel recupero dei castagneti un suo focus che è estremamente importante, quindi è veramente un punto fondamentale. Poi, vabbè, c'è una procedura per la certificazione della forestale, che è una certificazione tipo forestale. L'altro argomento che è uscito, che è quello di creare un marchio territoriale. Allora, il marchio territoriale di fatto è uno strumento di identificazione. Ovviamente è uno strumento che identifica il territorio attraverso non solo quello che è il territorio che vediamo, quindi da un punto di vista paesaggistico, ma anche da un punto di vista produttivo. Cioè, tutto questo percorso che abbiamo visto, fatto dalle variazioni, si traduce poi in un marchio territoriale che è un supporto alla vendita del prodotto. L'idea che era stata un po' elaborata era che questo marchio fosse un marchio ovviamente riconoscibile nel vostro territorio, deve avere un'identità molto precisa, e che può portare l'identità attraverso i prodotti, porta fuori dal territorio. Quindi poter dire che la produzione della carne, per esempio, da bovino, viene identificata con il marchio, è il marchio che identifica questo territorio, quella carne lì proviene da questo territorio. Qui non c'è scritto, però lo abbiamo anche discusso, per esempio, la produzione del miele, la produzione di prodotti prodotti dolciari o altri tipi di prodotti che passano attraverso il marchio. Così il territorio che viene identificato col marchio viene portato fuori attraverso i prodotti che vengono proprio prodotti nel territorio. L'idea del marchio è un'idea che nasce, sembra che posso dirlo, sì? È un'idea che nasce dal nome della località Trebbiel, perché è un esempio, ovviamente, poi non è questo, decidete voi. I prati di Trebbiel sono un elemento assolutamente riconoscibile, sono un elemento unico. Riuscire ad avere un prodotto che può essere un formaggio, una carne, può essere un prodotto dolciario, può essere un prodotto dell'apicoltura, o un prodotto del legname, un prodotto della castagna, che ha un unico nome, Trebbiel, vuol dire identificare una filiera produttiva e poter permettere una vendita del prodotto. Il marchio dà messaggio sul territorio, ma deve dare ovviamente messaggio di qualità, cioè il prodotto deve essere standardizzato su delle qualità specifiche. L'ultima cosa che allora, la creazione del marchio è un processo che deve partire oggi per essere pronto nell'arco del triennio, in modo tale che appena siamo pronti a produrre
carne, a produrre altri prodotti che vi ho detto prima, non sto a elencarli, quindi deve essere lavorato, diciamo, abbastanza brevemente nell'arco del triennio, perché con il prodotto deve essere pronto il marchio. Poi l'altra questione era avviare un'impresa cooperativa per le attività produttive, commerciali, di promozione e relazione delle filiere attivate. Allora, il marchio vi ha detto che identifica un territorio, però c'è un aspetto che è un aspetto di tipo produttivo, ma anche commerciale, è un aspetto, se volete, tale per cui la struttura dell'associazione è una struttura che fa da coordinamento strategico di tutte le attività, però ha bisogno di operatività, cioè ci vuole uno strumento operativo, una struttura operativa. Si era pensato a una forma cooperativistica, avviare delle cooperative che intervengono nella produzione, nonché anche poi nella parte di commercializzazione, nella parte di vendita e quindi di posizionamento nel mercato dei prodotti. Perché la forma cooperativistica? Probabilmente perché è la forma che si adegua di più anche a questa struttura sociale, a questo tipo di struttura economica. Forse, questo lo dico un po' fuori dalle righe, anche perché è una struttura più facilmente abbordabile dal punto di vista anche dell'esperienza di questo territorio, quindi forse in passato c'è già un po' di vengono poi chiamati. Questa è un po' la presentazione, se volete, sulle macro linee, però nel breve periodo di 3 anni. Dentro qui ci stanno un sacco di sviluppi operativi che poi vanno visti in un microsistema molto più dettagliato. Quello che ho detto tutto, adesso siamo Bene, ringrazio il dottore Costianuzzo. Osservazioni su Sì, se avete qualche domanda, io ce l'ho, io ho qualche osservazione sicuramente, perché comunque se sì, una affermazione si costruisce assieme in questo senso, quindi se Ma allora io volevo innanzitutto mettere sul piatto diverse già conoscenze, comunque alcuni dati proprio recenti anche degli sviluppi dell'associazione Fobiante. Abbiamo fatto un direttivo poco tempo fa dell'associazione fondiaria e sono usciti degli elementi che sono estremamente qualificanti, secondo me, per i risultati che abbiamo abbiamo il prossimo anno in scadenza l'obbligo del mantenimento a proprio pascolo sul primo lotto di legge 10 recuperato utilizza. Su quella superficie lì, adesso che scadono i 5 anni, stiamo facendo un contratto per il mantenimento di quella superficie al 2030, la stessa idea. Quindi diciamo c'è una prospettiva di continuità su quelle superfici di operatività. Dall'altra parte abbiamo rinnovato altri 3-4 contratti e ne abbiamo fatti un paio, due se non ricordo male, per la previsione di recuperare almeno altri 5 ettari nell'area di inferiore e con dei contratti stipulati al 2032. Quindi queste qua sono le prospettive su cui diciamo, ci accentiamo. Ridurre lo sviluppo. Altri numeri abbastanza interessanti su. Ah, siamo entrati, cioè, allora c'è stata un'entrata a gamba tera del comune di Torreano, no? Nell'associazione fondiaria, oltre al comune di Drenchia, ma il comune di Torreano ha conferito all'associazione quasi 46 ettari di superficie costruita, con dei lotti anche piuttosto ampi, superiori a 10 ettari. È veramente notevole. Secondo me, il consiglio che mi sento da dare subito, insomma, anche ai colleghi, amici di Toreano, io quello che farei se avessi questa disponibilità, ma comunque da concordare con loro, è quella di utilizzare queste superfici per fare leva nelle attività di recupero e mantenimento dei terreni pronti che magari si stanno avviando. E questo qui, secondo me, è la strada giusta per creare il giusto interesse economico da parte degli operatori se quelle attività di recupero che abbiamo appena stipulato un contratto d'affitto con un'azienda di un ragazzo di 25 anni che si è appena costituita facendo attività agricola a nelle discussioni con Mario, il pastore, insomma, ci dice tantissimo. È venuta fuori anche da lui la richiesta di andare, diciamo, verso la trasformazione dall'alluminio al mulino, no?
Quindi io credo che insomma qualche piccolo investimento anche da parte dell'associazione possiamo cominciare a programmare, per essere cifre straordinarie, però sicuramente il passaggio che va nella giusta direzione. Sul tema della castagna, mi sembra di dire, cioè, va molto molto bene secondo me, ma soprattutto perché comunque il recupero della castagnicoltura storica potrebbe sostenere veramente in maniera determinante anche l'aumento delle superfici prative da mantenere a quanto passo, più per le caratteristiche, se vogliamo, espiative di castagni stessi. E queste sono alcune cose. Poi vabbè, sono marchio, creativa. Io la domanda che pongo, no? Cioè, anche rispetto a quest'ultima cosa qui del soggetto economico, ed è una domanda che io mi pongo e non ho una risposta. Ha senso di più andare a creare un soggetto economico o potenziare con gli esistenti, facendoli strutturare magari sotto determinati aspetti e farli collaborare sotto il punto di vista? Sì, sono dei quesiti che io mi sono posto che non sono proprio sicuramente banali Comunque, dai, vi prego, Michele, dici qualcosa. Non si è parlato molto della filiera bosco. Non si è parlato molto della filiera bosco, ma sai perché? Sai perché? Poi facciamo rispondere anche a Stefano, no? Che ha alzato la mano. E a un certo punto, no? Ti ricordi quando abbiamo fatto il primo progetto? Rispondo io. Quando abbiamo fatto il primo progetto, abbiamo messo i quattro obiettivi sullo stesso livello: Prato, Pasco, allora Prato, terrazzamento, castagneto e bosco. Se ti ricordi, la prima volta che ci siamo trovati qua e siamo andati ad analizzare, no? Insieme quali sono le priorità, l'ho detto anche all'inizio, abbiamo detto che la priorità è lavorare sul Prato, sul Castello. E quindi diciamo che tutto il lavoro che abbiamo fatto fino adesso si è concentrato soprattutto su questo. Poi parliamo, cioè nel senso, quando capivamo. Scusa, i boschi sono un disastro, lo vediamo, sì, piante per terra, eccetera, molto popolare. Vabbè, intanto i piedi che così sentono anche da remoto. Sì, il bosco va gestito come gestisce e purtroppo non c'è nessuno che gestisce il bosco. Perché diciamo con il fatto che c'è stato l'abbandono del territorio, soprattutto delle generazioni vecchie, che hanno abbandonato prima di tutto i boschi, no? Poi il resto, che qualcuno insomma, quanto riguarda Prato, eccetera, si è continuato a fare qualcosa nel bosco, perché è stato abbandonato. La prima cosa che l'ha abbandonato. E diciamo che è importante adesso intervenire come sul resto, almeno a mio avviso, che se parliamo anche di legno di qualità, cioè noi, mi ricordo che una volta si facevano questi prelievi di legno di qualità, perché avevano un altro prezzo, venivano selezionati e venuti a parte, non veniva tagliato come adesso, tagliano tutto e vengono da. Quindi potrebbe esserci una linea anche quella da seguire. Per esempio, castagno, se va come, se può essere utilizzato come legno per recuperare il tavolo, insomma, non meglio da avere, noi sicuramente ne abbiamo, è difficile trovare la pianta per essere Ci vuole una un pianta di dibattito. buono, però già non c'è, si potrebbe pensare anche a comunque il bosco va preso in considerazione, secondo me. C'è una certa urgenza anche su quello. Vediamo che sta crollando. Sono piante continuamente nei boschi che crollano.
Comunque diciamo che non abbiamo scritto bosco, però diciamo che la direzione comunque della forestale è anche quella, cioè, nel senso, non è scritto così in maniera esplicita, magari lo scriviamo che può aiutare a capire, no? Comunque invito Stefano qui davanti perché sei troppo lontano, se no chiedo di andare in modo non ti sente. Allora, buonasera a tutti. Grazie a Luca, al sindaco di Stregna, saluto gli amici di Torreano e di Grenchia e porto il saluto del direttore del servizio foreste, corpo forestale della regione, il dottor Rinaldo Cundino, che insieme a Luca proprio una decina di giorni fa ha incominciato a fare un ragionamento anche sull'associazione fondiaria. Perché? Perché nel, diciamo, nel testo unico forestale della regione Friuli Venezia Giulia, che è la legge regionale 9 del 2007, era stato inserito qualche anno fa, proprio un articolo per aiutare la nascita e lo sviluppo delle associazioni fondiarie. Quindi un articolo che diceva la regione dà una mano, no? Dà una mano non solo sulla carta, non solo dal punto di vista normativo, ma anche dal punto di vista economico. Infatti l'interlocuzione che abbiamo iniziato prima con l'ASFO Erbezzo, poi con altre realtà che sono presenti, si stanno sviluppando in regione, sono poche per adesso, è proprio finalizzata a capire di che cosa hanno bisogno queste strutture e capire come costruire insieme questo, diciamo, nuovo metodo di finanziamento a queste realtà associative. All'interno del quale c'è questo. Quello che avete presentato. Allora, faccio solo, come dire, un ragionamento di carattere forestale, no? E mi aggancio a quanto ha detto Michele. Allora, il bosco negli ultimi 50 anni si è completamente modificato. I problemi che oggi noi vediamo 50 anni fa non c'erano, no? Gli alberi che ogni colpo di vento cadono giù adesso, ma neanche 20 anni fa non c'erano. Le dimensioni, come dire, lo sviluppo non controllato e non gestito del bosco abbandonato negli ultimi 60-70 anni porta a questi risultati. Quindi uno sviluppo rapido, piante che si sviluppano in altezza, di dimensioni anche relativamente, diciamo, limitate, ma che però non hanno la possibilità di radicare bene, quindi ogni minimo, come dire, ogni minima instabilità di tipo meteorologico creano dei problemi. Per poter intervenire in maniera, come dire, mirata, se vogliamo chirurgica, è necessario avere le idee chiare, no? Cioè non è sufficiente dire a un'azienda, a una ditta, come si sta facendo adesso, vai lì, prendi quello che ti serve, dammi qualcosa, poi vediamo. E poi vediamo chi fa i conti, se li fai tu, se li faccio io, boh, non lo so. È necessario, prima di parlare di certificazione, parlare di pianificazione. E il processo, come dire, in ordine è: abbiamo delle superfici boschive e se l'ASFO ne ha, allora è materia anche del nostro servizio, quindi il nostro servizio può dare una mano anche dal punto di vista economico all'ASFO, per quello l'invito che è stato fatto all'ASFO Erbezzo è affinché il servizio foreste se ne occupi, allargati ASFO, no? E acquisisci boschi, il corpo, l'asso, no, di corpo del comune Torreano. Quindi acquisisci boschi, ma tieni presente che poi il processo per cui sarai, come dire, tenuto in vista, no, alla regione sarà questo: i boschi che hai li devi pianificare, quindi devi decidere. In quel bosco lì, dove ci sono i castagni, non tocco niente, no? Faccio solo una pulizia perché voglio il castagno da frutto. In quel bosco dove ci sono i tigli, faccio dei radamenti, prelievo magari gli elementi migliori, no? Proprio sulla scorta di quello che diceva Michele, no? Come si faceva una volta, erano le piante. Ci sono dei boschi dove non si interverrà per niente, no? E altri che magari passeranno da ceduo ad alto fusto, perché lì dentro ci sono delle piante, io di rovere, di frassino, di acero, che sono particolarmente interessanti. Pianificare vuol dire scegliere quello che si vuole fare in queste superfici.
ma lo sceglie il titolare, cioè lo sceglie l'ASFO, in questo caso qua, che ha la delega dei proprietari. Quindi l'ASFO sceglie cosa vuol fare di questi boschi. È come quando decidiamo di fare una casa, chiamiamo l'architetto, l'ingegnere, il geometra, e diciamo vorrei fare così, poi chiamiamo un muratore che fa il lavoro. Quindi noi progettiamo, pianifichiamo il nostro bosco, chiamiamo i tecnici forestali, agronomi, diciamo di fare questo lavoro e poi chiamiamo le ditte boschive e quando entrano fanno quello che c'è scritto, non fanno quello che vogliono. E quindi se lì noi vogliamo tirare fuori delle, possibilmente, no, dei tronchi di castagno da opera, tutti ci auguriamo di avercene, insomma, le nostre superfici, faremo quel lavoro lì. Questo è il primo passaggio. Senza la pianificazione non c'è certificazione. Quindi il primo passaggio è la pianificazione. Poi andiamo a certificare. Certifichiamo PFC, certifichiamo FSC. Certifichiamo per la gestione forestale sostenibile. A quel punto lì, non solo il legno che preleviamo dal bosco potrà essere venduto mettendoci il timbro, che è quel timbro che trovate spesso sulle risme della carta, no? Vedete PFC, FSC, lo trovate sulle tavole all'IKEA, per esempio, no? Sul mobiletto, lo trovate sulla carta igienica. Sono tutti prodotti che partono dal bosco certificato, che seguono una catena di custodia, per cui le aziende che lavorano quel legno sono certificate e alla fine fanno un prodotto certificato. Perché dico queste cose qua? Perché il prodotto certificato, oltre potenzialmente ad avere un valore aggiunto maggiore, in realtà ci dà la possibilità di sviluppare tutta una serie di cose che sono state accennate prima riguardanti proprio gli aspetti del benessere forestale, gli aspetti turistici, che sono i cosiddetti, no, servizi ecosistemici. Cioè il bosco ha un valore che va oltre al valore della legna da albero, del tronco, ha un valore per chi lo viene a visitare, per esempio. Quanti soldi spendono gli abitanti della città di Udine quando vengono a Strelia per andare a farsi il giro nei tratti di... Ecco, in quel modo lì noi riusciamo a quantificare quanto vale, come dire, sommariamente, no, il valore turistico, chiamiamolo, no, di quei prati che sono gestiti all'interno magari. Quindi pianificazione, certificazione, e poi ci si aprono le porte, no? Perché questi sono i requisiti che anche come regione chiediamo di fatto per poter fare qualsiasi intervento finanziato dalla regione sul bosco, e parlo della viabilità, per esempio. Per fare una viabilità delle strade che siano, come dire, frequentabili dai mezzi moderni, diciamo così, in maniera comoda, ma non solo, perché quello che finanzia la regione e i finanziamenti per la viabilità sono al 100%, sia con fondi regionali che con fondi del PSR, in realtà finanziano delle strade forestali con determinate caratteristiche di pendenza, di raggi di curvatura, no? Fatte in un determinato modo, ma che poi devono essere di possibile fruizione per tutti, ciclisti, per i boscaioli, per i proprietari, gli agricoltori, no? Questo è il motivo per cui il finanziamento può arrivare fino appunto al 100%. Per arrivare, diciamo, ecco, e una volta poi che abbiamo, come dire, delle superfici forestali che sono accessibili in maniera, come dire, moderna, a quel punto lì possiamo cominciare a ragionare sulle tipologie di utilizzazione e su una vera resa economica anche del bosco. Questo è, come dire, per fare una carrellata, no, di quello che secondo la regione, no, è il processo, come dire, da, diciamo, gli step da seguire, tenendo presente che non siamo solo noi che, come dire, adesso stiamo, non è solo la regione che sta puntando il dito proprio sulle aree prealpine, no? Cioè, proprio su tutte queste zone dove la parcellizzazione, la quantificazione, le proprietà di persone spesso difficilmente rintracciabili. Dicevo, tutta questa zona qua è oggetto di, come dire, attenzione da parte della regione, proprio perché ci rendiamo conto che c'è un patrimonio forestale, un patrimonio boschivo, che non è solo il bosco, solo il legno, appunto, che è
come dire, che merita di essere valorizzato ulteriormente, molto di più, diciamo, rispetto a quello che viene fatto adesso. Dico, non è solo la regione, perché recentemente proprio abbiamo ricevuto un trasferimento dal Ministero e guarda caso, no, questo trasferimento è destinato a sviluppare l'associazionismo forestale, l'associazionismo delle associazioni fondiarie, i metodi di aggregazione, no, proprio per intervenire in queste aree, no, dove è più difficile oggettivamente rispetto alle proprietà pubbliche, conosciamo bene, no, la canale, la Carnia magari, e che hanno delle grosse potenzialità. Questo per dire, chiudo, devo salutarvi, che la regione è a fianco dell'ASFO e aspettiamo e fai complimenti all'ASFO per l'egregio lavoro che è stata in grado di fare in questi anni. Aspettiamo adesso da parte dell'ASFO delle proposte concrete per capire come la regione può darvi una mano anche dal punto di vista economico per raggiungere anche questi obiettivi che avete messo in ordine oggi e che metterete e che lavorerete nel corso dei prossimi anni. Ecco, io vi ringrazio, mi dispiace, ma devo lasciarvi, non posso rimanere con voi, ma è una occasione di confrontarci a breve, sicuramente. Grazie di nuovo. Ciao. Ringrazio Stefano e il dottor Comino anche per il pesante endorsement, chiamiamolo pure. Pesantissimo. È molto pesante. Io ogni tanto mi spavento perché ti caricano di responsabilità queste cose qua, perché poi siamo abituati, no, a creare le aspettative, poi bisogna anche rispettarle queste aspettative. Non è sempre così semplice. E torno, cedo di nuovo la parola alla Ivana, mi sembra, no? No, sì, però c'è la voce pure anche qui. Faccio quella. Sì, no, ok. Quindi insomma sono alcune delle azioni che abbiamo ipotizzato, comprese quelle sul Fusco, che il dottor Preda l'ha spiegato perfettamente nel suo lavoro. Quindi avviare procedure, ok, magari correggiamo adesso pianificazione ancora prima che gestione, la certificazione sarà un passaggio successivo, però già anche qui avere in mente la certificazione consente di ragionare sulla pianificazione. Quindi sono le prime, cioè iniziative, ecco, qui è trascurata in questo momento, ma perché non è MES così forte, è MES ma non così forte, la filiera ortofrutticola, però lasciamola lì in qualche momento. Però tutto il resto, la tecnia, il bosco, la castagna, cercando, guardando a cose realizzabili, ed è anche credo che sì, sono tutte azioni queste che in un orizzonte di triennio, 24-26, sono realisticamente realizzabili. Anche questo sul discorso della pianificazione forestale, che forse era quella più, che è quella più complessa, però insomma mi sembra che i presupposti siano... Ma io sono andato tutta l'ora e ho detto, guarda, noi abbiamo questo, stai entrando per l'anno, cosa dobbiamo fare? Cioè, questo è stato il mio approccio. Stiamo vedendo la regione, sì, diversi ambiti, tra cui quello della certificazione. Anche. Per il momento Castagna, la cosa che serve più di tutto fare è la commercializzazione. Abbiamo detto, visto che è difficilissimo... Puglia non ci vede più portare. Perché è difficile? Perché è difficile, chiede il dottor Antonini. Perché è difficile, no? Non mai risponde Franco. Io se da così... Ho la mia memoria di quando ero bambino, insomma, che praticamente, perché ogni giorno c'erano tutti i vendori delle varie città di vicino, o paese della Bassa Puglia, che venivano a prendere le castagne ogni giorno, mezzi piccoli, furgoncini così, e compravano, davano nelle famiglie, compravano 10 kg, 20 kg. E c'era, durava per un mese, c'era sempre questo giro, questa possibilità di raccogliere e vendere. E adesso non so perché, cioè veramente anche nei tutti i vendoli non si vede, ma non c'è prodotto o il prodotto rimane qua? Il prodotto rimane qua, tanto nel bosco, benissimo. E da qui allora questa idea,
che un uomo c'è il Franco, no, hai ragione, non l'ho visto. La campagna c'è un po' una visione vecchia, come diceva Michele. Noi qua si raccoglieva le castagne e si vendevano entro il periodo dei santi, quello era il periodo in cui si vedeva, ma non si è mai passati a un altro step che è quello della trasformazione della castagna. Non si vendeva la castagna fresca e basta, cioè non si faceva nessun tipo di trasformazione. Per poter vendere la castagna bisogna trasformare, perché la castagna è un prodotto che deve essere passato. Quindi il periodo è molto breve, quello della castagna sana. Quindi bisogna trovare l'alternativa. E noi non siamo mai stati capaci di fare questo passo, andare alla trasformazione. Si può usare la castagna tonale. Non ci sono sistemi. Diciamo che abbiamo comunque anche una modalità di coltivazione che è estremamente onerosa, soprattutto per la pulizia e per la raccolta. Ma perché via magari ce la facciamo con le pecore, se siamo bravi. E adesso abbiamo bosco, non abbiamo più castagnetto, perché adesso il bosco, se tu lo riporti a castagnetto, cambia tutto. E allora, per appunto un'idea, chiaramente una proposta, per valorizzare la castagna, la vendita della castagna tal quale piuttosto che sfarinata, però quello che abbiamo capito è che sono passaggi che richiedono ancora, devono giungere alla maturazione ancora, però il prodotto castagna c'è, allora perché non utilizzarlo, non commercializzarlo in maniera diversa? E più che commercializzare il prodotto castagna, commercializziamo il territorio che produce la castagna. Sì. Cioè, banalmente, diciamo alle persone che vengono qui, diciamo che vengono solo a fare la festa e a mangiare le castagne, ma se le raccolgono, pagano per la raccolta, che è un modo per iniziare a valorizzare anche economicamente la castagna. E ci sono esperienze in giro per anche per l'Italia, più nelle Appennine, ad esempio, ecco, esperienze proprio di, quindi si organizzano queste attività, che sono attività ludico-ricreative, come si dice, però si vende che cosa? Si vende la raccolta della castagna, vieni, raccogli la castagna, poi la paghi, si pesa, ed è un modo per cominciare a, visto che non è ancora maturo, secondo noi, il momento, il tempo per vendere come attività commerciale, trasformare anche se richiesto. Quindi un primo passaggio potrebbe essere questo, per iniziare a costi molto limitati, perché non richiede una grande organizzazione, c'è la Proloco che può essere coinvolta in questo, però cominciare a vendere piccole, seppur piccole quantità, però si vende anche il territorio in questo modo, non si vende solamente il prodotto. Quindi, sì, diciamo, in un'ottica proprio di sostenibilità delle azioni che siamo andate a mettere in questa proposta, di non strafare, non inventarci cose che realisticamente in triennio sono molto difficili da realizzare. Quindi è chiaro che la tendenza verso anche la trasformazione ci sta tutta, però contando anche la somma di tutte le azioni che ci sono da fare, ci sembrava più realistico partire da una cosa così piccola che comunque è semplicissima da realizzare, praticamente senza costi, e contemporaneamente permette anche di far conoscere il territorio. Comunque noi abbiamo anche il mio vicino, come il Cuscini, che sta cercando di fare questo, quindi la situazione della castagna di casa della parte. Già interesse nel cercare di fare qualcosa di diverso. Ma e lavora il prodotto qua locale? Come funziona? Allora, adesso sto facendo degli esperimenti sul prodotto locale. Già una qualcosa. Inserirlo questo in qualche modo in vedere se. E quindi quali sono i produttori, i proprietari dei castagneti che conferiscono il prodotto? Come si sta muovendo questo anno? In questo momento ci sono molti produttori che vendono castagne, c'è stato abbandonato qualche tempo, ce ne sono un paio conosciuti qua a basso che è il lavoro. Bisognerebbe prendere in mano tutto, perché ormai si è perso quasi tutto quello che era come dire la castagna. E infatti, cioè, è necessario ricreare. La castagna viene raccolta solo per un giorno e basta. L'economia che c'era
30 anni fa, diceva Michele, dove ci sarà l'economia familiare, tutti raccoglievano e vendevano quel po'. Adesso non dai in piedi più. No, stai ci vuole un'azienda che produce patata e patata e sostenibile, bisogna avere sotto l'aspetto burocratico di vendere, cioè c'è il sistema a chilometro zero, ciò che non vuol dire questo, che non c'è burocrazia, che uno può vendere senza... Ok, bene. Ma un'attività che secondo me potrebbe essere utile senza comunque. Sì, io sono scritto Alessandra, sono assessore esterno al bilancio del comune di Toriano, mi ha trascinato di Toriano, che è lo sto assessore alla montagna, che segue queste cose. No, un'idea, come diceva lei, è sempre quello di vendere il territorio, quindi vendere la castagna, ma quello che secondo me è di recuperare anche i giovani, la scuola, i bambini. Una giornata di raccolta con i bambini della castagna sono tutte esperienze che secondo me possono poi non solo fare bene ai bambini perché tornano sul territorio, ma crescono con una mentalità diversa. Quindi anche questo potrebbe essere fare la ginta proprio nel... Se posso creare anche la quinta piuttosto che fanno anche di pubblico, che secondo me nella testa dei bambini focalizzerà che quello si porta avanti. E poi questa sì, questa proposta innovativa che non vuole togliere, come diceva prima la dottoressa Milianizzo, ritorno su questo aspetto, di cominciare a pensare no? Che se vogliamo svolgere attività economica, produttiva, che non è la funzione primaria, la mantiene un'altra veste, però una realtà imprenditoriale che potrebbe avere questa forma giuridica, proprio perché è in linea anche con quella che è la filosofia, potrebbe cominciare a pensare. Passiamo, andiamo avanti, il sindaco. Sì. Andiamo avanti, appunto, le migliette, se serve. Allora, andiamo avanti per vedere quali sono le proposte relative anche agli altri obiettivi che sono emerse. Allora, si riesce a leggere qualcosa? Anche no, vediamo se riuscite a leggere. Allora, per quanto riguarda, poi eventualmente... Ok, per quanto riguarda, ecco, il secondo obiettivo che è quello relativo allo sposto, no? Sì, questa cosa qua è messa con molta intensità, quindi anche questo è un ragionamento che l'ASO dovrebbe fare in maniera molto seria in questo triennio, per cominciare a pensare non solo per la comunicazione, come dicevo prima, magari potrebbe essere anche la stessa persona, o forse no. E all'assunzione, ma tra virgolette l'assunzione è messa qui di qua. Quindi si tratta di definire una persona personale, quindi non più solo basata sul volontariato, pur mantenendo questa importante modalità di azione all'interno dell'ASO, ma individuare quali sono le mansioni che potrebbero essere svolte non in forma volontaria. Quindi definire un mansionario, e questo potrebbe essere, insomma, si sa già più o meno cosa serve, quindi nel primo anno del 2024 il direttivo dell'ASO potrebbe già cominciare a ragionare quali sono attività che possono essere affidate a terzi. Individuale quale potrebbe essere una forma contrattualmente sostenibile per l'ASO, siamo sempre nello stesso periodo, quindi cioè il prossimo anno dedicarlo a questo, e poi individuare e anche assumere, sempre messo tra virgolette, no, una persona che sia una persona del luogo, anche per creare almeno un'opportunità di lavoro, ma già che sono venute fuori oggi due opportunità di lavoro, per trovare una realtà così, sarebbe già una bella cosa.
che abbia quindi una persona che abbia conoscenze, competenze adeguate per svolgere le mansioni che sono state definite. Qui chiaramente c'è da prevedere da questo punto, perché la persona non svolgerà più lavoro volontario, ma dovrà essere retribuita. Una persona che dobbiamo pensare già adesso, dall'inizio, dovrà anche insomma, seguire una formazione continua, quindi partecipare a diverse attività che comporteranno quindi tutto il periodo, abbiamo messo 24, 25, 27, che è il periodo di riferimento, che avrà in corso. Però la cosa importante è appunto definire cosa fare, chi potrebbero farlo, chi potrebbe farlo, e definire anche magari sì, appunto, con quale modalità assumere questa persona. Potrebbe essere qualche soggetto esterno che viene coinvolto in questo, però l'importante è avere chiaro e andare in questa direzione, quella di una persona che in qualche modo si occupi del funzionamento dell'associazione, dei rapporti con il territorio, dei rapporti con le imprese, con le attività produttive, dei rapporti commerciali. Quindi prima cosa comunque definire il nazionale. Poi... Ma scusi, da colloquio sopra cosa... La prova sopra era indicata come stakeholder, quindi nell'ambito del... potrebbe essere, ma... Ti spiego perché. Perché alla fine la prodotto di Schedolini è una delle pochissime enti del terzo settore, qui nel circondario, escludendo le società cooperative, che sono già strutturati con dipendenti interni. E avere comunque un soggetto economico che fa questo... E con dei riflessi anche sulla gestione di bilanci, no? Che tu ben conosci meglio di noi, è comunque un punto di forza rispetto invece a costituire queste strutture all'interno dell'ASCO stessa. E quindi ti ricordi quando anche facevamo i bandi sul terzo settore, no? Adesso purtroppo il terzo settore non finanzia più molto le finalità ambientali. Si orienta molto sul sociale, sulle risorse del gioco. Però, c'è nel senso, andiamo a chiedere qua, direzione delle foreste. Poi, andiamo al secondo obiettivo, al terzo obiettivo, scusate. C'è il tema dell'acquisizione di... continuare questo processo, no? che risultati, sta avendo e portando risultati molto interessanti, però continuare questo incremento, acquisire nuovi soci per aumentare le aree omogenee. Abbiamo visto prima il discorso delle aree boschive, quindi l'importanza per le aree boschive, ma adesso per le aree boschive. Come fare questo lavoro? Come fare questo lavoro? Poi tutto questo, alcuni diversi aspetti si interfacciano con quanto diceva prima, però ecco, come sensibilizzare a questo? Qui ci sono alcune proposte, quindi noi da qui a gennaio chiuderemo questo lavoro, che verrà presentato all'Assemblea, o in altre occasioni verrà presentato ai soci dell'ASVO, ma lo stesso lavoro potrebbe essere presentato anche in altri comuni, se non partecipano a questo incontro dei soci dell'ASVO. Insomma, può presentare questo tipo di lavoro, non tenerlo nel cassetto, ma farlo conoscere nel territorio delle valli. Il territorio delle valli per far capire quali sono le opportunità che derivano dal diventare soci, cioè dal conferire terreni e diverse superfici all'ASVO. Oltre a incontri che si svolgerebbero nel 2024, avrebbe senso che si svolgessero nel 2024, perché non organizzare un po' più regolarmente, tipo due incontri in autunno, due incontri in primavera, poi nel 2024, l'ASVO presenta i risultati di questo lavoro di revisione della strategia, però perché non pensare di strutturare una serie di incontri, non tantissimi, perché sennò non ce la facciamo servire a tutto, però incontri informali ma guidati, animati, tra soci ma anche non soci, per fare un po' il punto della situazione, di quello che è successo durante l'anno, far emergere problemi che sono stati, che sono problematiche che si sono presentate, e anche raccontarsi le soluzioni, oppure assieme trovare soluzioni. Quindi occasioni di incontro
che non siano una presentazione di una strategia, che non sia all'università, ma che siano più informali, proprio per condividere problemi e esperienze, però strutturare un percorso di questo tipo proprio con allo scopo di sensibilizzare anche chi non è ancora socio a, magari, a conferire. E poi, una volta che se si riesce a portare avanti questo lavoro di sensibilizzazione, ecco, è molto importante, arrivo qui, il punto 3, la sezione numero 3, una sorta di reazione di reclutamento, che abbiamo capito, no? Quella più efficace, quella porta a porta, una volta che è chiaro chi potrebbero essere i soci. Quindi la persona incaricata, la persona che abbiamo visto prima, che lavora per l'ASLO, può svolgere anche questo lavoro di reclutamento, di convincimento, insomma, se già non sono convinti come i soci che sono arrivati per autonomia, però ci sono anni che magari devono essere sensibilizzati in un rapporto con noi. Ma se posso fare un intervento su questa cosa qua, allora sicuramente sottolineo l'importanza del reclutamento one to one, perché quello è quello che funziona, no? Lo Michele o anche la Gianna, insomma, andavano a battere alle porte o ai telefoni, no? dei loro conoscenti, o Franco stesso, è una cosa estremamente più difficile. E dall'altra parte vi anticipo che da poco tempo mi è partita un'iniziativa così, appunto, ma proprio nell'ottica del reclutamento, no? Sia diciamo di soci ASPO, ma anche di diciamo collaboratori che durante il progetto vieni a vivere e lavorare in montagna, magari tanti di voi conosco, no? Ma fare un'azione di comunicazione nei confronti degli emigranti e di tutti quelli che sono all'estero, no? E quindi anche stringere dei rapporti in questo con le grosse associazioni di migranti, sia di Palazzo Codena, ma anche di Sfogolare Studenti, no? E secondo me, insomma, è una modalità di attivazione che può diventare particolarmente simpatica, no? Perché comunque, insomma, si richiede un'attivazione di tornare alle radici, che insomma, anche tra l'altro, le finalità ministeriali, gli italiani del mondo, sempre. Guido Francesco, ciao, dico a Romano. Certo che sì. Poi c'è tutto il tema della aspetta. Scusa, sì. Ma vai avanti, magari. Poi un altro tema emerso è quello della formazione dei soci e di operatori economici. Ho attivato. Eccoci qua. Vuoi dirci qualcosa? Sì, ma io volevo dire una cosa. Innanzitutto mi complimento per tutto quello che è stato fatto, per il lavoro che avete fatto finora, perché è un grande lavoro. Lo condivido. Però devo condividere anche quanto ha detto Qualizza. Il bosco oggi dovrebbe avere la prima attenzione, perché senza quel territorio che oggi è occupato da alberi caduti e quant'altro, la vita di tutte queste cose che stiamo mettendo in campo, io la vedo abbastanza breve e difficile. Non so. Posso anche sbagliare, perché le mie competenze non è che siano grandi in questo settore. E condivido poi, tra l'altro, sono d'accordo sul fatto della pianificazione, appunto, sono due cose che corrono parallele. Prima di tutto bisogna pianificare prima di arrivare alla certificazione. Ecco, questo mi sentivo di dire per il momento. Grazie, prego Ivana. E lo metteremo al primo posto, questo come azione da... Sì. Adesso sento poco, scusate. Più forte, Ivana. Ah, ok. Sì, quindi cambieremo un po' anche l'ordine, perché pare che insomma sia una delle azioni più sentite e anche realisticamente realizzabili. Ma qua io non sono d'accordo. Che abbiamo lavorato che parla che non sente. Ah, ecco, sì. Sono d'accordo nel sostituire il primato del prato con il primato del bosco, assolutamente,
Anche perché abbiamo lavorato per mesi discutendo del primato del prato, della zootecnia sul prato, adesso cambiamo le cose. No, è stato detto come una battuta. Non si può valutare il racconto. No, esatto. Non era... Se... Io ho capito male. No. Mi sono spiegata male io, quindi non c'era assolutamente intenzione. Rimarranno quelle azioni... Ah, mi sei lamento la presidenta. Quindi un tema, qui ci sono quelle proposte di azioni, però la cosa importante è il tema, quello della formazione. Sì, bisogna ragionare anche in questi termini, utilizzando sia canali formativi, li chiamo così, che esistono già, penso alle offerte formative delle università specifiche, che sono per esempio dei master, partiti proprio. A breve, ma anche organizzare delle attività ad hoc sul territorio, sia dei corsi ma anche incontri dimostrativi. Anche questo potrebbe essere, si potrebbe iniziare magari con un numero minore, ma cominciare già a pensare, no, che ogni anno, poi nei periodi meno produttivi, insomma, in autunno, inverno, in questo periodo qui, organizzare un incontro formativo, un incontro dimostrativo, un corso, un mini corso su una tematica che viene individuata, però rendere strutturali. I costi non sono elevati, costa perché è il costo della docenza, si possono limitare il numero di interventi, però la cosa importante sarebbe quella di entrare in una logica di formazione, cioè presenza sul territorio di opportunità di formazione. E la quarta azione che qui è indicata è completamente collegata a quello che si diceva prima anche con il dottor Preda, vale a dire c'è la volontà di portare avanti anche questa gestione, sarà prima pianificazione, può essere la gestione e poi auspicabilmente certificazione con gli standard che verranno ritenuti più opportuni, ecco, anche qui c'è una serie di incontri per sensibilizzare, per formare anche su questo tema. Che cosa significa fare pianificazione forestale? Che cosa significa per fare gestione forestale? Quali sono le opportunità che derivano dalla certificazione con gli standard di cui disponiamo? E arriviamo al quinto obiettivo, che per certi aspetti si avvicina alla comunicazione, ma abbiamo tenuto un po' separate le due cose. Qui c'è il tema, ad esempio, dell'attività, come sensibilizzare, come che fate un po' far conoscere, no? Far conoscere le opportunità che derivano, che può offrire l'ASO. Ma c'è l'attività di orientamento, ad esempio, nelle scuole, anche nelle università. Ho fatto anche degli incontri di recente con la dottoressa Montefiori, no? Quindi giovani che vorrebbero, magari idealmente ancora, però che non sanno che c'è una realtà, cioè adesso lo sanno perché la dottoressa Montefiori gliel'ha spiegato bene, che ci sono realtà sul territorio che mettono a disposizione terreni su cui svolgere, poter svolgere attività agricola, di allevamento, di gestione boschiva. Quindi questo deve essere fatto conoscere, questo con gli strumenti opportuni, questo sia a livello di università, quindi anche i nostri studenti, a livello di scuole superiori, possiamo inserire qui, cominciamo le più piccole con attività adeguate a questi. Un altro modo per far conoscere il territorio e le opportunità che offre, anche dal punto di vista economico, ad esempio, si potrebbero attivare dei tirocini formativi, penso con l'Istituto Agrario, ad esempio, no? Come presentare, far conoscere meglio l'ASO, le associazioni di categoria, non so, Luca, quanto le associazioni di categoria agricole, penso in particolare, siano consapevoli delle potenzialità che derivano, cioè dal recupero dei terreni, quindi dalla disponibilità dei terreni che possono supportare l'attività agricola, ad esempio, di giovani. Poi c'è tutto il lavoro di lobbying che si sta già conducendo in maniera egregia. Fabio, qui hai tanti target, no? Qui c'è la parte, i contenuti, diciamo, quindi attraverso anche il coinvolgimento delle altre amministrazioni che si sono già avvicinate all'ASO, ma magari anche di altre amministrazioni delle valli, no? Quindi coinvolgerle in modo da fare un'azione di lobbying più efficace nei confronti di diversi interlocutori, quindi si direi la regione. Poi questa la lascio spiegare alla dottoressa Montefiori,
Quindi c'è la possibilità di sensibilizzare anche facendo conoscere il territorio attraverso l'attività escursionistica svolta dagli AI piuttosto che da guide professioniste che hanno la necessità di conoscere il territorio, quindi organizzare dei corsi per far conoscere il territorio in modo che poi le guide, no? Sì, è un modo per far conoscere il territorio alle guide che poi autonomamente dopo portano i loro clienti, quindi diciamo che è un'azione a spirale, se vogliamo, nel senso che loro hanno interesse a conoscere cose nuove, ad avere più contenuti da proporre ai loro clienti. Una volta che questi gli vengono forniti, sono loro che da soli, senza dover intervenire continuamente, poi portano le persone sul territorio. Quindi può essere un'azione per farli, sia per far conoscere il loro territorio, ma anche per fare in modo che siano loro a veicolare ai contenuti che vogliamo anche sull'associazione fondiaria e sulle attività che fanno. Bene, questo è il quadro d'insieme delle proposte che vorrei dire sono emerse proprio in sono emerse nei diversi incontri che abbiamo cercato di mettere nel sistema, come si dice, dando un po' una logica di intervento, partendo dagli obiettivi che si vogliono raggiungere e con quali azioni, con quali attività raggiungere questi obiettivi, auspicabilmente nel triennio ci siamo tanti. Osservazioni da parte vostra? Oddio, prego, una cosa che bisognerà cominciare a pensare. Ne abbiamo parlato qualche volta, sul discorso di questi soci che mettono a disposizione i terreni. A un certo punto, oggi com'è, oggi qual è il loro? Se sono dato, posso agire più per a Prato in Bosco c'è il valore della legna che viene riconosciuto, quindi hanno un interesse. Però il futuro, il Prato futuro che viene spastonato da una parte, eccetera, in qualche modo non è riconosciuto in pietà qualcuno. Non ne abbiamo, per il momento, non abbiamo voluto affrontare questo argomento, però. Insomma, non so in che modo inserirlo, ma verrà a pensare con ma allora, anch'io, anche a me è venuto in mente, poi alla fine ci farà, se avessimo un quadro di insieme di queste azioni qua, sarebbe forse più facile. Però in effetti su questa azione di sensibilizzazione, che non avevo visto in maniera anticipata, ma così l'argomento adesso la vedo abbastanza e fin troppo orientata all'esterno, no? E il tema della sensibilizzazione anche e dell'attivizzazione dei soci è altrettanto importante, cioè io gli do veramente un peso molto molto forte, perché c'è lì il nucleo su cui noi riusciamo a trovarci. La parte di comunicazione interna noi l'abbiamo un po' inserita all'interno dell'obiettivo 3, quindi all'interno dell'acquisizione di nuovi soci c'è anche il mantenere quelli che abbiamo, sì, e non perderli. E questo è importante. Sì. Però magari specifichiamo bene questa cosa qua, perché... Sì, questo è il file che abbiamo visto, è una sintesi, poi in realtà nei documenti di lavoro ci sono... Anche se l'intervento era un po' diverso rispetto a questo, era un po' diverso, però forse l'argomento su cui almeno iniziare a ragionare. Maestra Marcellina, cosa ci dici? Io ascolto, perché ho tanti cose da capire, quindi... Mi va bene così. Quando avrò tutto il quadro, diciamo, un po' più... No, chiaro è chiaro. Ma, diciamo, non sono tanto dentro. Quindi tutto quello che dite io lo ascolto, mi interessa, cerco anche di capire, diciamo, in prospettiva, sì, quali potrebbero essere gli sviluppi diverse situazioni, ma insomma mi pare che il lavoro è di buon lavoro come orientamento di lavoro e che ha funzionato lavoro. Beh, lo prendo questo e lo restituisco perché è un lavoro che è tutto di sì, incontri, diciamo. Sì.
Ecco, una riflessione relativamente alla remunerazione dei proprietari, se posso permettermi, è una riflessione. Che tipo di remunerazione? Cioè, deve essere economico o ci sono altre forme di compensazione? L'importante è che sì, io la cosa... Perché ad esempio la compensazione... Della vita, in qualche modo, potrebbe essere anche compensazione. No? Non è, non mi, almeno io non mi aspetto una risposta adesso perché è un tema un po' delicato. Per esempio, anche pensare a una gratificazione che può essere corrisposta sotto forma di formazione, di incontri, di riconoscimenti, potrebbe essere almeno in una prima fase, potrebbe essere forse più realistico, forse, però è vero che c'è un dato. Diciamo che oggi come oggi, sì, la moglietà è occupato che uno ha già la soddisfazione di vedere per svoltarello, lavorato. Viene recuperato, è già qualcosa di gratificante per proprietario, c'è tanto quello, però al momento saremo vabbè, è da recuperare, sì, in quel momento è zero. Se viene recuperato, restituito in una maniera, diciamo, pulita, sì. Prospettiva, insomma. Cioè, se vogliamo mantenere pulito poi è un costo anche per chi lo tiene pulito, è un costo, non è che sono, non so. Se è così, allora è inutile che discutiamo se sia il mio costo, se io devo recuperare personalmente il mio costo, vuol dire che ci devo mettere 4, 5, 6, 10 mila euro sul piatto perché qualcuno me lo pulisca. Nel momento del recupero del danno, tutto il proprietario ha un interesse perché era remunerato. Esatto. Diciamo che nel campo di selvicoltura noi ci siamo già concentrati. Siamo già abbastanza organizzati sul fatto di una volta erano qui. Esatto, quindi non è vero. Certo, proseguo nel tempo. È ovvio per la prospettiva è diversa. Non so, se pensate che quella è una seconda frase che andrà valutata poi se sarà, secondo me, se sarà la possibilità. Dipende che vada la via di mano, forse è prematura, è prematura, non ti vada sarebbe che un'azienda si insediasse bene su quel territorio, che guadagnasse, potesse pagare una fila oppure al massimo. Il minimo regalasse un prodotto, un po' di prodotto del suo. Sì, più che altro i prodotti, perché guarda che allora io ho visto e conosco un po' come succede lo zarcano nelle altre associazioni mondiali, che non è che siamo l'unica associazione mondiale in Italia, anzi, cioè il Piemonte, la regione le stimola da tantissimo tempo e hanno risultati estremamente notevoli. Nei prigioni, insomma, ci sono delle belle cose da vedere. Pochissime organizzazioni hanno messo in piedi la compensazione in termini economici rispetto agli affitti, ma per diverse, ma anche perché comunque la forma delle associazioni di volontariato quale siamo non è quella adatta. È impossibile farlo così. Sì, sì. No, non è l'associazione di volontariato che conferisce un valore, no? Cioè, non puoi conoscere i soci. Una situazione di bisogno di utili banalmente, no? E questo è quello che dice la legge. Che poi sia comunque il soggetto economico che sopra ci lavora, sicuramente insomma si può immaginare qualche. Però insomma, è una risposta che non è evasiva, anzi, se riusciamo, noi insomma stiamo immaginando da qualche tempo e cominciare a fare politica di educazione boschiva, e che caspita, cioè, dice tanta prima, ma anche nei confronti dei preghieri, nei confronti dei proprietari stessi. Sì, no, una questione della compensazione del bene che viene dato a terzi sostanzialmente. Se parte della filiera della produzione, la carne piuttosto che tutti gli altri prodotti, si può pensare a una forma di agevolazione acquisto della situazione di vendita. Per il mito, come dire, l'autoconsumo, quindi le forme indirette che di fatto non rappresentano per il proprio posto di minaccio, è una cosa indiretta che però compensa in qualche modo.
e incentiva il consumo di prodotti. L'acquisto del prodotto della carne a un prezzo agevolato per eventi di cittadini per l'intervento che non si esplicita economicamente, poi però c'è un'agevolazione interna e soprattutto incentiva l'autoconsumo al consumo. Ma sì, dai, interveniamo con un acquisto massivo di miele da da chi? Da quello dietro di te. Bene, noi siamo avvicinati ai tempi che ci eravamo dati, anche per non, perché poi avremo l'occasione di incontro formale o informale, ci sono, ma siamo una comunità, un po' che noi ci trasferiamo, non c'è di più, si trasferisce a livello più. C'è qualcuno da remoto che vuole intervenire? Renato, vediamo. Sergio anche, insomma. Ma guarda, posso? Mi sentite? Sì, prego, prego, vai. Dimmi. Attacca il video. Ah, ecco, sì. Ecco. Via, ecco qua. Dunque, mi pare che la strutturazione sia ampia e molto ben equilibrata, secondo me. Dobbiamo solo dare dei pesi giusti alle varie componenti, no? Da questo punto di vista. E effettivamente quello che diceva Predan è una impostazione corretta, perché ovviamente sì, la pianificazione è al centro di tutte poi le iniziative. Insomma. Per quanto riguarda le compensazioni, dobbiamo anche tener conto che l'ASUA ha ovviamente dei limiti come struttura sociale, sì, come ente del terzo settore, ma è un tramite per agevolare altre iniziative economiche che possono nascere e collegarsi a questa. E quindi non dobbiamo pensare che l'ASFO sia il tutto. Cioè l'ASFO è anche il motore di determinate opportunità economiche da questo punto di vista. Comunque mi pare che il lavoro è ben impostato, le prospettive sono molte e chiaramente anche l'organizzazione ha bisogno di figure professionali anche ovviamente specifiche che servono per aiutare un po' i vari settori. E un invito forse è quello anche di trovare delle relazioni con le altre associazioni fondiarie per capire un attimo, non dico quelle friulane perché sono troppo indietro, ma forse quelle piemontesi, anche per capire un po' meglio quali sono alcune opportunità. No? Ci sono stati convegni, ne abbiamo sentito parlare un po', ma anche un contatto diretto potrebbe essere utile. Comunque sono soddisfatto del lavoro dell'impostazione del lavoro che è stata fatta e ci sarà tempo anche per eventuali osservazioni puntuali e quant'altro. Grazie. Grazie Renato. Sì. C'è qualcun altro da remoto che vuole intervenire? Vediamo se compare qualcuno. Direi no. E dai, Miriam, no? L'assessore, insomma, di Coreano, no? La prima volta, insomma, che partecipate anche qualità. Sì, l'altra volta c'era Sebastiano. Certo, però non eravate ancora soci. Non eravamo ancora soci. E, niente, io ho creduto a questo progetto da quando ne sono venuta a conoscenza in tempi non sospetti. Non ero ancora intenzionata a candidarmi e non ero ancora assessore. Abbiamo invece invitato Luca e Michele da Masanolis a un incontro e purtroppo l'amministrazione in quel periodo non aveva partecipato e noi non siamo stati in grado. Masanolis conta 74 abitanti,
Insomma, non siamo stati in grado di prendere questa decisione di partire noi, perché c'è proprio mancato appunto l'appoggio amministrativo, no? E niente, adesso invece che possiamo gestircela, abbiamo deciso di entrare a far parte, non solo che poi arriveranno, no? I singoli proprietari, ma proprio con le proprietà comunali. No, il mio invito, comunque, abbiamo qua appunto l'assessore del Comune di Doriano, è importante, insomma, ma obiettivamente anche per il peso del conferimento delle superfici del Comune, ma mi auguro, insomma, pian piano anche degli altri cittadini, che insomma ci sia una disponibilità a partecipare anche molto attivamente in queste attività, decisioni, no? E come ho segnalato, io sicuramente sono abbastanza un po' l'animatore di quella situazione, però cioè, non deve essere un amministratore per questioni che ben conosciamo, insomma, legate a vincoli, legate a situazioni vicende. Sì, sì, cioè, no, ma abbiamo già individuato comunque, adesso magari cercheremo qualcuno anche per Vito Reale. Non so, perché eravamo partiti con Masaroli, stavamo partendo dai privati cittadini. Poi adesso appunto, avendo comunque conferito la gestione dei terreni comunali, forse sì, anche qualche altro cittadino proprio, cioè, del comune che entra a far parte come socio. A un po' ce lo siamo dati noi anche un po' come regola, no? Cioè sì, ok, ma ci espandiamo nei comuni vicini, però è necessario il supporto dell'amministrazione pubblica di riferimento. Sì, sì, sì. Siamo capaci in qualità di amministratori di fare le massime specifiche. No, non anche non so se c'è nessun altro, Amedeo, cosa pensi? Ma io facciamo... Allora, in piedi che sono. Quando parlavamo delle castagne, no? Oltre alla trasformazione, si può trasformare le castagne, diciamo così, di bassa qualità, fare con l'università, con delle aziende, fare proprio dei mangimi preliminari. Per poli, perché io so di gente che aveva poli che usa le castagne, sono molto proteiche, quindi per le galline o paiole, per altri animali, può essere la mucca, il maiale, quant'altro, si può appunto trasformare una parte della produzione che non è commerciale, no? Che è sottodimensionata oppure diciamo rovinata, si può trasformare e fare appunto dei mangimi per venderli come tali, oltre che fare farine e quant'altro. Ma insomma, questa è sicuramente un'altra di quelle cose che sono venute fuori, no? Ne segnalo un'altra che quando me l'ha raccontata Mario, ho detto, cioè, ma perché non ci abbiamo pensato prima? No? Avevamo il problema, no? Del mantenimento, no? Degli ovini nella stagione invernale, no? Adesso non facciamo il film. E Mario, un po' forse anche per il suo legame con il territorio di Prepoto, comunque sta stringendo dei rapporti abbastanza piuttosto consolidati con le aziende vitivinicole di Prepoto e si va a pascolare nelle loro aziende, no? E lo chiama. Penso che se avesse 10 volte le pecore che ha, troverebbe anche da... E soprattutto, insomma... Certo, e soprattutto a una pagare. La realtà è che queste aziende qua pagherebbero qualcuno diversamente per andare a fare comunque tutte le attività, la visita, no? Sono tutte piccole sinergie che sono estremamente significative queste. Poi, insomma, per carità, magari quando si parlerà di auguro di ovini, da ovini a bovini, la torta cambia un po', però insomma. Se non altro ci permette di andare avanti. C'è qualcun altro che sentito? Antonio, non hai detto niente ancora, sono preoccupato.
No, io ti ho citato tante volte. Va bene, dai, allora ringrazio tutti quanti, anche quelli che sono collegati da remoto, sindaco Romanute, ovviamente anche quelli coreano, che rimane, si porta il lavoro. E la dottoressa Montefiori, Montefiori, Fabio. Allora, il prossimo passo è che io credo che noi ci troveremo, non so quando, ma magari inizio di gennaio per fare... Sì, beh, io ho verificato che la comunicazione è in armonia, sì, sì. Quindi adesso avrete bisogno con voi di fare il cronoprogramma. Sì, sì, no, ma lo facciamo, ci vediamo lì una mattinata. Anzi, avete già iniziato a fare un Excel con il mio... C'è... Allora, il prossimo appuntamento sarà sicuramente un direttivo della Stazione Fondamaria a gennaio, dove... diciamo faremo una prima adozione di queste cose qua, con l'intenzione soprattutto di andare probabilmente verso il mese di febbraio a fare l'assemblea dell'associazione, che sarà un'assemblea pubblica probabilmente, e dove insomma comunque formalizzeremo questa cosa qua e la presenteremo. Ok, grazie a tutti, buona sera. Grazie, buona serata. Grazie. Thank you.